Good morning guys! Un posto peggiore per fare l'introduzione del video non lo potevo trovare effettivamente, eh? In realtà questo video doveva iniziare questa mattina in casa alle 7 con una bella intro musicale del video. Solo che mi sono detto, scusa Riccardo, tu farai 50 km di autostrada per arrivare bene o male qua. Sono già 70 km fatti, sono dopo Pescia. Che cacchio di intro vuoi fare? Iniziare direttamente il video dopo dove tu ti trovi e pronti a partire, insomma, no? Ora c'è una cosa importantissima da fare. È fondamentale. Ma è vecchio. Io che schifo. Ragazzi, non viene giù il succo. È denso. Pazzesco. Oh, oh, oh. No, ok, vieni giù. 3,70 euro per una canzone che fa veramente cacare. Fortuna che il giro oggi è bello. Vi dico solo che andiamo a vedere una base NATO abbandonata. Sigla! Ora promesso che il video parte, ma faccio una velocissima premessa. Durante questo video vedete da parte mia tanta rabbia e frustrazione verso non vi dico che cosa, perché lo scoprirete guardando il video. Ma a fine video vi spiegherò il perché mi sono arrabbiato in questo modo. Ovviamente non tanto il perché, ma come mai sono successe alcune cose che mi hanno portato a essere così tanto arrabbiato. Non skippate il video, perché tanto lo vedrete poi a fine. Vediamo se voi durante il video arrivate a capire il perché qualcosa andava storto, come poi ho scoperto a fine giornata. Stiamo a vedere. Buona visione. Ed eccoci ragazzi, sono super euforico. Questo è il primo vero giro in cui io prendo e parto dalla mattina e torno tardo pomeriggio a casa. Mi mancava questa cosa. Questa base NATO a cui sto andando, e sapete molto bene che ho la passione delle cose abbandonate, non mi ricordo sinceramente da quanto tempo ci sto dietro, che ci vorrei andare, e finalmente ce l'ho fatta ad organizzarmi. Devo tornare indietro? Perché devo tornare indietro? No, dove devo girare? Non cominciamo a sbagliare la strada, per cortesia. No, ma allora, ma mi pigli per il culo? Ricerca GPS in corso. Ma che mi pigli in giro davvero? Ma che cosa succede? Ho il navigatore che mi sta andando in crisi mistica. Continua a perdere, non so come mai il segnale GPS. Vediamo di uscire presto da questa zona abitata. Magari il telefono comincia anche a funzionare bene. Magari non cambia nulla. E andiamo verso l'unica tappa prima della destinazione, che è Castelnuovo in Garfagnana, che in realtà è una tappa che mi serve solo per cercare la strada bella, curvilinea, che piace a noi. Sì, ma aggiorna! Io mi sto muovendo da un po'. Che poi in realtà il giro oggi non so bene come si svolgerà al ritorno, perché devo essere tassativamente a casa per le 5, perché Marta poi entra al lavoro. Quindi una volta arrivato, fatto tutto quello che devo fare, devo vedere se fare subito autostrada da zona più o meno Massa Carrara più o meno, oppure poter fare un po' di strade curviline per tornare verso casa. Lì poi vedremo insieme a fine di questo video che strada potrò fare nel prossimo video, sperando che ci sia un prossimo video a questo punto. Oh, quanto son bello. Ciao bellezza, ciao, ciao a te. Ok, siamo usciti e ora mi dovrei perdere in mezzo a tutti questi posti così stupendi. Oddio che bello. Sì. No, 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 no! Porca di quella miseria! In nessun modo è accettabile, in nessun modo. Ora il navigatore si è piantato a tipo 10 km fa. Una delle due Insta non vuole proprio funzionare in nessun modo. Continua a spegnersi dopo pochi minuti. Mi stanno girando le scatole in una maniera bestiale. Mi sono rotto le palle e alla fine ho messo Waze. Ho scaricato e messo Waze, perché l'altro è ancora bloccato, e quindi ora si parte, destinazione base NATO. Porca miseria, let's go! Come nessun segnale GPS, di nuovo! Ma
contro, mi sto divertendo. E dire che stamani sembrava che avrebbe voluto piovere, ma in realtà il tempo mi sta graziando alla grande. Oh, ci voleva proprio una giornata del genere. Sì, un po' incazzosa, ma anche molto divertente. La strada è favolosa. Madonna, quanto è bella. Dai, noise. Che panorama spettacolare. Il giro che sto facendo questa mattina così in solitaria sta avendo l'effetto desiderato. Mi sto ritemprando, mi sto ricaricando. Mi ci voleva proprio, ragazzi, mi ci voleva proprio. Anche perché sono arrivato oggi con una carica emotiva pazzesca. È una settimana che sapevo che oggi sarei uscito in moto e quindi ho detto no, cascasse il mondo, io esco. Poi la strada, ragazzi, è favolosa. Ma è favolosa, cioè wow! Abbiamo andato la provincia di Lucca e siamo ancora di Massa Carrara. Infatti non dovrebbe mancare moltissimo, circa 40 km. Orco mondo, che spettacolo, ragazzi! Wow, 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 wow! Questa strada che non avevo mai fatto, ben venga, perché mi sta piacendo tantissimo. Strade nuove che ci piacciono, che ci emozionano. Bene, bene, bene. In questo momento sono completamente nelle mani del navigatore, che continua a funzionare male, darmi segnali GPS assente, anche fosse Waze che ho provato a cambiare. Devo andare col ditino, andare avanti nella mappa ogni tanto e capire dove sono. Ogni tanto guardo in alto per vedere se riesco a vedere questa base NATO, ma ancora non si intravede nulla, anche perché manca meno di 40 km, quindi ci sta che sia già visibile, però niente. Io non so dove sto andando, il navigatore è piantato, io non lo so. Oh, santi Dio, mi mancavano anche questi giri così. Prendo e parto, ma non so se arrivo. Ma dove cazzo sono? A riposo la linea, siamo sulla strada giusta. Sì, cazzo. E comunque, che spettacolo, ragazzi. Ma che bellezza è, ragazzi, con Noise che mi sta chiamando, mi dice andiamo, sì amica mia, ora riprendiamo la strada, sì, e ti dico anche, sei bellissima, però tutto questo non si può non ammirare un secondo, dai amica mia che ripartiamo. Fra 160 metri devo girare, deviare, dove? Dove devo deviare? Ah, pensavo quella, mi stavo già preoccupando. Oddio, mi sa che devo prendere quella davvero? No, non può essere quella per davvero. In teoria mi sa che era quella. No. Aspetta. Ovviamente perde segnale quando ci sono da fare le svolte, no? Mi sembra giusto. Anche perché mi sembra che un tratto sterrato bisogna farlo. Quello finale che porta proprio in cima alla base. E vabbè, quello l'avevo già messo in conto, ma farlo direttamente da 30 km prima mi sembra un po' eccessiva come cosa, ecco, sinceramente. Oh, ma dai, ma che bello! Ma che siamo in un film fantasy qui? Noislandia! Questa è Noislandia! Qui? No, devo andare di là, dovrò andare sicuro, dai. Io comunque non intravedo lassù nessuna base, nessun satellite, niente. Il navigatore si è svegliato e mi ha detto che questa è la strada giusta, quindi per 10 km devo andare avanti di qua. Senti noise come strilla per dire andiamo! E stiamo andando, tesoro, su via. Scalatina, butta la secondina, gas apri, vai. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Panigaletto.
Questo paese si chiama Panigaletto. Mi immagino la Panigale 125 per i neopatentati. La Panigaletta! Oddio, adoro perdermi nei meandri di questi posti così oscuri, di questi boschi, che poi in realtà non sono così tanto oscuri, perché questa base NATO, diciamo, visitabile, è noto che c'è. In tanti sono stati, non sono il primo ad andarci, per carità. Quindi in molti hanno fatto questa strada, però per me è un po' perdermi in questa natura, tutta questa bellezza. Ecco, però qui la strada per la mia vescica non è che sia un toccasana. Intanto qua la natura mi sta sempre accogliendo in un modo esemplare, grazie. Panorama spettacolare. Ora c'è da capire dove devo andare. Io in teoria ero qui adesso. Perché dici che sono qua giù? Perso di nuovo il GPS. Ma dai! Ma porca di quella, porca! Il default di oggi del GPS e quindi l'inutilità del Google Maps, del navigatore, mi fa capire quanto ormai siamo legati a queste scatolette qui davanti, a navigatori in questo caso. E che se io adesso avessi una cartina davanti a me, non la saprei utilizzare. Cioè non è che non saprei utilizzarla, mi troverei molto spiazzato. E che ora, senza appunto il mio navigatore, sto vagando senza capire come andare avanti. La tecnologia è una grandissima cosa, ma ci sta portando ad essere dei poltroni di prima categoria. Già, mi sono messo entrambi i navigatori insieme, Waze e Google Maps. Cavolo, prima o poi qualcuno mi segnerà qualcosa. Per il momento funzionano entrambi, cioè ora è paradosso, li metti insieme, funzionano entrambi. Ma porca miseria, mandatemene a quel paese. Ma sono di nuovo qua? Ma qui c'ero prima. Vuol dire che io da qualche parte ho sbagliato la strada. Navigatore non funzionando, io sono andato dritto dove c'era la deviazione. No, qui ho sbagliato, eccola. Ho capito dove ho sbagliato, qua. Sai di come andare di qua io? Vediamo un po', se dico bene. Ma dove cazzo sono? Credo di sì ora. Avevo sbagliato quello svincolo laggiù, prima. Che andai giù dritto, invece devo girare a destra. Ora ci dovrei essere, ci dovrei essere. Non mi sono mai arrabbiato così tanto in un giro in moto. Cioè di due navigatori non ne fa uno. Porca di quello, porco. Secondo me sono dalla parte completamente sbagliata anche in questo momento. Oddio. Da chi devo andare? Qual è il santino dei navigatori, ragazzi? Lo conoscete? Vado ad accendere un cero votivo. Devo girare qua, ok. Va bene. Devo fare la pipì, non ce la faccio più, aiuto! Oddio, sì, non ne potevo più. Comunque mancano 17 km all'arrivo, stiamo per arrivare a destinazione e sembra quasi andare a cercare la pentolaccia sotto l'arcobaleno, cioè non la fine dell'arcobaleno, cioè non è una meta così strana. Che serie di Betornantini, porca miseria! E sotto qui sono toste. C'è un po' di sabbiettina, un po' di buchette. Bellino qui intorno. Fantastico. Eccola. Eccola. La vedo. Lassù. Oh, porco di quel mondo. Sì, ci siamo. Gli ultimi metri mi separano dalla meta. Ce l'ho fatta. Oddio, che felicità, ragazzi. È qui dietro, è qui dietro. Ma che stai scherzando? Oggi, ma che cos'è? Allora, ragazzi, è spettacolare, è spettacolare. Però non ve lo faccio vedere in questo video, ma perché questo giro per arrivare qua doveva durare da Montecatini 2 ore e mezza circa, ne è durate quasi 4, un'infinità di tempo. Quindi nel prossimo video vedremo l'esplorazione qui di questa base NATO abbandonata. Madonna, che spettacolo! Dio, che bello! Tra l'altro non ci sarà il video di rientro perché devo correre poi in giù a prendere l'autostrada per tornare a casa, altrimenti non torno in tempo e Marta poi non può andare al lavoro, o meglio arriva tardi, mi prende a calci in culo, quindi insomma, onde evitare che il mio deletano faccia male, senta dolore, meglio arrivare a casa il prima possibile. Per ora io smorzo tutto e vado a vedermi la base NATO. Iscrivetevi al canale, che cazzo, la campanella, così vedremo il prossimo video insieme. Ciao, ragazzi!
Qualcuno di voi sicuramente ha provato a indovinare che cosa ha fatto sì che i navigatori Waze e Google Maps non hanno funzionato nel corso della giornata. Ora, vi spiego che cosa è successo, qual è la reale motivazione e poi vediamo se avete indovinato oppure no. Io non ci avevo indovinato in nessun modo durante il video perché avevo pensato, che non ve l'ho messo nel corso del video, a magari a delle interferenze satellitari o delle zone in cui ero io che erano delle zone oscure, coperte dal segnale, di tutto ho pensato. Ma in realtà c'è una cosa fondamentale che non ho pensato. Quella che abbiamo visto oggi in questo video che sono andato a visitare è una base NATO, una base militare, anche se in disuso, è una base ancora oggi protetta. Quindi se voi mettete sul navigatore una destinazione, una base NATO, in quel caso abbastanza sperduta, il navigatore non tenderà a farvici arrivare. Mi sono interrogato in questa cosa, una volta partito dalla base per tornare a casa, il navigatore ha funzionato alla perfezione per ogni singolo metro. Al contrario, la mattina non ha fatto in questo modo. E girando ho proprio scoperto questa cosa, che le basi NATO sono sotto controllo e anche se sono in disuso, vengono tenute, diciamo, all'oscuro di qualsiasi mappa. È un buco nero delle mappe. Pazzesco, pazzesco. L'avevi indovinato? Dimmi un po'.